ti dimenticheremo mai, striscioni e chiesa piena a Sant'Urbano per l'ultimo saluto a Mauro Guerra, il 33enne ucciso dal carabiniere, e gli amici indossano le sue magliette. Sopralluogo questa mattina della prefettura nell'ex caserma Nato di Bagnoli, dove dovrebbe essere creato l'hub regionale, stasera assemblea in paese. I sindaci delle terme oggi si sono trovati per dire no anche all'ipotesi hub all'hotel Michelangelo di Teolo. Il 31 agosto il presidente della provincia riconvoca i sindaci. Dopo la visita in Cadore, il ministro dell'ambiente Galletti oggi ha annunciato lo stanziamento di 1.200.000.000 per il dissesto idrogeologico. Padova avrà molte risorse. L'azienda non si è presentata oggi al tavolo con i sindacati e la provincia. La regione chiede un nuovo incontro per salvare i lavoratori della Ellison il 24 agosto. 15 consiglieri leghisti dell'area del campo sampierese hanno presentato la loro iniziativa per dire no all'insegnamento a scuola della teoria gender. 900 litri di gasolio recuperati dopo un tentato furto e regalati dal comune di Carmignano di Brenta ai vigili del fuoco ed ex carabinieri. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura, i funerali di Mauro Guerra, il 33enne ucciso la settimana scorsa da un colpo di pistola esploso da un carabiniere che stava difendendo il suo collega. Oggi funerali a Sant'Urbano, tanta commozione, soprattutto la chiesa piena di amici. Sul posto c'è la nostra collega Roberta Polese. Sì, buonasera Valentina. È una cerimonia sobria e commossa quella che si sta concludendo ora nella chiesa di Carmignano. Tutto il paese ha voluto salutare Mauro Guerra. Ad accogliere il feretro c'era tutta la famiglia che ha voluto risuonasse sul sagrato una canzone di Vasco Rossi. Tutti indossavano le magliette che Mauro aveva disegnato, non ci sono state polemiche durante la cerimonia celebrata da Don Paolo Bortolato, è stato letto il Vangelo e poi una conoscente ha riportato alcune delle riflessioni di Mauro, che scriveva di sentirsi solo, incompreso a volte, e che nonostante questo sentiva forte la voglia di non soccombere e di continuare ad andare avanti. Poi è salito sul pulpito uno dei suoi migliori amici, che però non è riuscito a parlare per via dell'emozione, ed è stato il parroco a prendere in mano il foglio e a leggere alcune parole commosse. Nessuno ha voluto parlare di quello che è successo quel famoso mercoledì, quel tristemente famoso mercoledì. Non era evidentemente oggi il giorno delle polemiche, non erano presenti ai carabinieri, alla cerimonia, ma si sapeva già. Il comando provinciale aveva infatti lasciato trapelare, fatto sapere per tempo che nessun militare sarebbe stato presente per non innescare delle polemiche. La cerimonia si è conclusa da qualche minuto, la famiglia e un fiume di persone hanno accompagnato Mauro al cimitero e anche in questo ultimo viaggio lo hanno portato le parole di Vasco Rossi. Ora sono tutti in cimitero per le ultime preghiere. Grazie a Roberta Polese, questa è la cronaca del funerale di Mauro Guerra. Nel frattempo, nell'attesa per gli esami legati all'autopsia, l'Arma dei Carabinieri ha avviato un'indagine interna per valutare il comportamento di ogni singolo carabiniere coinvolto nella morte del ragazzo, da brigadiere che si è lanciato da solo all'inseguimento di Mauro, che non voleva salire in ambulanza, che è restato davanti all'abitazione di Carmignano Sant'Urbano. E alla vicenda, la tragedia che ha portato alla morte del 33enne, è dedicato anche il quesito del TG Linea Aperta di questa settimana. Vi abbiamo chiesto, giusto, dare in dotazione armi elettriche alle forze dell'ordine? Continuate a dire la vostra inviando un sms o scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. Ed ora passiamo al tema dei profughi. Oggi primo sopralluogo alla base aeronautica di Bagnoli di Sopra. Continuano le trattative inoltre per l'hotel Michelangelo a Teolo, dove si ipotizza la nascita di un hub. Questa mattina i sindaci si sono incontrati. La prefettura non si ferma, nonostante le polemiche. In mattinata i funzionari hanno fatto un sopralluogo a Bagnoli, alla ex base dell'aeronautica, per dare via ai lavori di risistemazione. E presto potrebbero arrivare i primi container che ospiteranno gli immigrati. Non solo, a Teolo i proprietari di una struttura alberghiera dicono di aver ricevuto un'offerta di una cooperativa e sono pronti a sistemare un albergo da cedere incomodato, esattamente come accade ora a Battaglia Terme. I primi cittadini dell'area termale si sono incontrati ad Abano con l'assessore al turismo Federico Caner. Opponetevi, ha detto ai sindaci, ed è nata una polemica perché i sindaci vorrebbero opporsi, fare qualcosa, ma non hanno strumenti. Una propaganda elettorale, non abbiamo più bisogno, affrontiamo i problemi, qui abbiamo un problema. No, in effetti i sindaci sono in difficoltà perché non hanno strumenti. Qualcuno ha provato a livello urbanistico a parlare di inagibilità delle strutture, ma poi sa, se queste strutture magari vengono messe a posto dal proprietario di turno perché ha fatto un accordo con la cooperativa per mettere dentro i clandestini, ovviamente salta anche questo criterio. Un hub
un concentratore, un campo di concentramento a Bagnoli di Sopra. No, non è la soluzione, perché ora sarà Bagnoli di Sopra, poi sarà Teolo, e questa non è sicuramente una distribuzione che è consona al territorio nostro. Posso condividere l'ira del collega sindaco di Bagnoli, perché in questo momento, oggi, il problema ce l'abbiamo noi sindaci, è un problema che ci viene calato dall'alto, ci offrono delle soluzioni che spesso non sono realizzabili e andava gestito diversamente prima dagli enti superiori. Ci troviamo davanti all'hotel Michelangelo, dove dovrebbe sorgere l'hub per i profughi, ma il sindaco di Teolo è pronto a dare battaglia. Per il momento lo strumento a disposizione è quello dei permessi urbanistici, ma quando la struttura sarà messa a sistema nulla potrà impedire al proprietario di prendere accordi con le cooperative. Suddividere il numero dei profughi da accogliere in parti uguali in tutti i 104 comuni, la proposta del presidente della provincia Enoch Soranzo, che propone di sottoscrivere un protocollo d'intesa e soprattutto convoca una riunione il prossimo 31 agosto per risolvere l'emergenza profughi. Ed ora torniamo in Cadore. Dopo la frana che ha provocato 3 vittime, è tornato per un secondo sopralluogo il governatore del Veneto Luca Zaia, e intanto il ministro per l'ambiente Galletti ha annunciato degli stanziamenti consistenti per il dissesto idrogeologico. All'indomani della tragedia che ha colpito il Cadore provocando 3 vittime a San Vito, un nuovo sopralluogo oggi del governatore Luca Zaia, che nella diretta straordinaria di Focus questa mattina ha annunciato di voler dichiarare lo stato di emergenza. E la novità è che non sarà solo dedicato a San Vito, ma anche a tutti gli altri eventi catastrofali accaduti ad esempio a Peaio, a Cancia, e anche quelli accaduti prima, alla luce degli elementi di contiguità che ci sono fra questi eventi. Il presidente della regione ha espresso poi soddisfazione dopo l'incontro con il ministro per l'ambiente Gianluca Galletti. Questo nuovo stanziamento di 150 milioni di euro è la dimostrazione che siamo stati bravi in questi 5 anni, perché siamo una delle poche realtà che ha cantieri pronti da far partire, perché il principio dei finanziamenti è quello di dire: finanziamo chi ha i cantieri. Proprio dal ministro per l'ambiente oggi è arrivato l'annuncio di un piano che mette a disposizione 1 miliardo e 200 milioni di euro, di cui 654 milioni già finanziati per avviare i cantieri nelle principali città contro le alluvioni e il dissesto idrogeologico. Un piano vero, con risorse spendibili da domani, ha detto il ministro. Tra le città a cui sono state destinate più risorse, dopo Genova e Milano, c'è anche Padova con 93 milioni di euro. Nuovo capitolo dell'avvertenza Allison, oggi sit-in sotto la provincia, i sindacati ottengono un nuovo incontro con la regione. A Padova, non a Volta Mantovana! 120 posti! 120 posti in fumo! Padova! Padova! Una mattinata trascorsa sotto gli uffici della provincia, l'amarezza nello scoprire che l'azienda non si è nemmeno presentata al tavolo con i sindacati e le istituzioni. I dipendenti della Allison rimangono in attesa di conoscere le prossime mosse dei loro datori di lavoro, che hanno deciso di chiudere la sede padovana per trasferirsi nell'ex sede di Volta Mantovana. Non vogliono concedere mobilità, non vogliono concedere la NASPI, non fanno rientrare le persone in part-time, viene tolto il servizio di mensa. Per cui chi accetta va a sue spese. Per cui se uno ha uno stipendio di 1000 euro, lascio pensare, farsi 130 km andare, 130 tornare, a parte il tempo, il costo è fuori da qualsiasi logica per uno stipendio normale. L'azienda era assente anche ieri al vertice in regione e giustifica il trasferimento con il costo eccessivo del contratto di locazione per la struttura di Padova. Uno deve per forza licenziarsi. Quello che invece non è giusto, perché si supererebbero i 50 km, però l'azienda dice: ma nel contratto voi avete firmato per il trasferimento, è una prassi normale, in tutti i contratti c'è questa voce, e licenziarsi così, restare in mezzo alla strada. Io ho 53 anni, onestamente non so dove vado. Lo spostamento però incide sulle tasche dei dipendenti, si stima circa 800 euro al mese. I sindacati, dopo l'incontro con i rappresentanti di provincia e comune, hanno tenuto un incontro il prossimo 24 agosto in regione con i vertici della Allison. Una data non casuale, visto che il 25 agosto l'azienda ha fissato il termine per conoscere le intenzioni dei lavoratori o accettare il trasferimento o dare le dimissioni. Il Comune di Padova ha raggiunto una preintesa con le società proprietarie dell'area San Lazzaro. L'accordo prevede che le 3 società proprietarie dell'area del quadrante nord-est cedano gratuitamente un terreno di 200.000 metri quadrati nel quale dovrebbe sorgere il nuovo ospedale, e in cambio il Comune cederà loro il terreno limitrofo sul quale invece sorgerà un'area turistico ricettiva.
Ed ora andiamo nel campo sampierese, dove la Lega Nord ha lanciato un'iniziativa per contrastare l'introduzione nelle scuole dell'insegnamento della teoria gender. La Lega Nord del campo sampierese lancia la sua crociata contro l'insegnamento della teoria gender presente nel disegno di legge Fedeli, poi trasformato in un emendamento del disegno di legge sulla buona scuola. Oggi a San Giorgio delle Pertiche i consiglieri del Carroccio di 15 comuni della circoscrizione del campo sampierese hanno presentato alla cittadinanza la loro iniziativa. Chiedere un impegno forte alle nostre amministrazioni comunali dal punto di vista etico, un impegno volto a contrastare l'avanzata di questa teoria del gender che troviamo in diversi documenti, in diverse leggi nazionali. Ad esempio la nuova buona scuola la cita, ma la citano direttive dell'OMS, direttive europee e quant'altro, e chiedere appunto che queste amministrazioni comunali, i nostri sindaci, le nostre giunte promuovano la famiglia naturale. La teoria, o meglio gli studi gender, sono studi sociologici che dimostrano come le società abbiano costruito nel tempo ruoli per l'uomo e ruoli per le donne, e per questo sono assoggettati ai cambiamenti della società. Molte famiglie però si oppongono all'insegnamento, tanto che a livello nazionale è stata promossa una raccolta firme. È promossa da un comitato civico di genitori, una raccolta firme che per onestà di informazione, per competenza di informazione, prevede l'abolizione dell'intera legge. L'intera legge la buona scuola, che prevede anche all'articolo 16, se non erro, l'introduzione di questo insegnamento della teoria di genere, che sarebbe teoria del gender. Presente all'incontro anche l'assessore regionale di Cittadella, Giuseppe Pano. Naturalmente metteremo anche le basi per un'eventuale legge regionale. La polizia locale di Carmignano di Brenta recupera del gasolio che era provento di furto e lo dona ai vigili del fuoco ed ex carabinieri. Come al solito utilizziamo i lampeggianti, probabilmente passando vicino alla zona industriale chi stava cercando di travasare questo gasolio si è spaventato e quindi hanno abbandonato tutto. Quei 900 litri di gasolio sequestrati dalla polizia locale di Carmignano di Brenta sono stati consegnati dalla procura al comune, che ne ha ridistribuiti 400 alla sezione di Cittadella dell'associazione Carabinieri in congedo e 500 al comando dei vigili del fuoco di Cittadella. Nelle scorse settimane ho incontrato i sindacati di base dei vigili del fuoco, che mi hanno espresso tutte le loro preoccupazioni per mancanza di organico, per incapacità anche a volte di risolvere questioni che i cittadini sottopongono. 500 litri di gasolio preziosissimi per i vigili del fuoco di Cittadella, che non stanno attraversando un periodo facile. Fa comodo molto, perché comunque aumenta il budget a disponibilità dei vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella. A causa di continui tagli dell'amministrazione centrale abbiamo comunicato alla cittadinanza il problema di ulteriori future chiusure. Il rischio chiusura del comando di Cittadella è tutt'altro che remoto. Se lunedì sera tutti i sindaci dell'Alta Padovana si riuniranno per analizzare la situazione e studiare soluzioni. Per ora questa donazione è resa possibile grazie ad un aumento dei controlli a Carmignano. In chiusura vi ricordo questa sera alle 21.05 l'appuntamento con Focus. Come ogni giovedì ci sono le storie dei veneti schiacciati dalla crisi, ma si tornerà anche a parlare dell'inferno di fango che ha travolto il Cadore. In studio con il direttore Luigi Baciali ci saranno, oltre a Mirella Tuzzato, anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.